Fatela finita, siete ipocriti, siete ipocriti. Comunque c'è un altro argomento che è stato oggi ritirato su, che è stato ritirato su da, da Facchinetti, perché il padre è stato rapinato in casa vicino Bergamo. 35 minuti di terrore, così vengono descritti, gente armata, eccetera eccetera. Facchinetti Junior si sfoga sull'internet. Sentite. Qualcuno dice: vabbè, ma voi avete la villa, siete ricchi e per quello che entrano in casa vostra. Cazzata. Cazzata. Non è una condanna avere una villa, non è una condanna aver guadagnato i soldi onestamente. E io mi devo sentire libero e sicuro nel paese dove vivo. Fin qui, questo è certo. Fin qui non c'è dubbio. Al governo, la destra e la sinistra, incapaci di mantenere il controllo, incapaci di mantenere l'ordine in questo paese, perché siete degli incapaci. Non siete in grado di fare politica, ma solo propaganda politica, perché l'unica cosa a cui voi interessa è il vostro culo. Ancora, poi c'è qualcosa da dire su questo, perché va bene protestare, essere incazzati, però non è che le rapine possono improvvisamente scomparire dall'orizzonte, caro Facchinetti. Le rapine non possono scomparire dall'orizzonte, non si possono dissolvere. Non è che ci può essere una guardia armata, un poliziotto, un carabiniere. Io ho sempre detto, davanti a ogni villa uno si dovrebbe pagare una sicurezza privata se ha timore, oppure, che cazzo ne so, prendere delle armi, portarsene dentro casa, stai oppure non che... fare nulla. Aspetta. Giustamente stai dicendo che destra e sinistra, non è che su questo ci sia una grande differenza. Sulle singole rapine non è che nessun governo ha mai impedito alle rapine di effettuarsi. Aspetta. Glielo spieghi? Aspetta. E come mai Giordano non usa più e anche Belpietro non pubblicano più i bollettini delle rapine? Perché adesso non c'è la sinistra al governo. Aspetta. Io non voglio crescere i miei figli in un paese dove non possono essere liberi, dove non possono uscire di casa, dove ho paura a farli andare al parchetto. Ma non esageriamo. Ho paura a farli giocare al campetto vicino a casa. Ho paura di lasciare mia moglie a casa da sola. Ho paura di lasciare i miei figli a casa con mia moglie. Non voglio più questo. Capito? Ma cosa vuol dire? Cioè, se uno vive isolato in campagna, è normale, o c'hai la guardia privata, oppure è evidente che sei più esposto, no? Io sì, non so dove cazzo abiti, ma non è che l'Italia diventa improvvisamente un paese di merda dove uno deve scappare semplicemente perché ci sono le rapine. Le rapine ci sono sempre state, bisogna evitarle sicuramente, però non è che uno, via, l'Italia è uno schifo, dai! Complimenti a voi incapaci, capre incapaci, che avete reso il paese più bello del mondo, il paese più bello del mondo, lo posso assicurare, ho girato il mondo e vi assicuro che questo è il paese più bello del mondo, un paese insicuro, un paese dove c'è da aver paura. Complimenti, capre ignoranti, anzi le capre sono più intelligenti di voi, le capre sono più intelligenti di voi. Voi siete incapaci e quando andate a letto a dormire, voi incapaci che avete governato questo paese negli ultimi 30 anni, guardatevi lo specchio e fatevi schifo. Youssef dalla provincia di Pavia. Populismo allo stato brado, dai, su. Sì. Ma cazzo vuol dire? Adesso lo dici. Ma no, ma lo dico. Ma che cazzo vuol dire? Non adesso, è che... Ma no, io non me la sono mai presa con le forze dell'ordine o con l'Italia. Questi... Uno si deve armare. Uno per si deve anni, armare. Oppure si affitti delle guardie private alla protezione del castello. Youssef, no, provincia per di Pavia. Anni hai raccontato il contrario, per ma anni. Ho raccontato il contrario. Non dire cazzate. Youssef, dimmi. No, volevo intervenire per